Riaperta la passeggiata in Sassonia, il cantiere del Waterford congelato fino a settembre. Il sindaco Serfilippi annuncia anche le deleghe che affiderà a 4 consiglieri comunali. Un nuovo cortile per la sezione femminile del carcere di Pesaro. L'opera è stata donata dal Comitato Territoriale di Pesaro e Urbino della WISP. Sante messe, concerti e una pesca di beneficenza. Tutti gli appuntamenti dal 7 al 10 luglio in occasione del patrono di Fano San Paterniano. Al via nel campo sportivo comunale di Marotta i lavori di riqualificazione della struttura sportiva. Nuovo manto erboso, illuminazione a LED e una recinzione perimetrale. Umberto Galimberti e il maestro Glauco Venier tra i primi prestigiosi ospiti nella settimana di Coglie al Metauro, Capitale al Quadrato. Stasera e domani torna Saltaura con Nada ed Eugenio Bennato. Lunedì 8 luglio all'Arena BCC di Fano si torna a ridere con 2 teste di Il film di Henry Secchiaroli in dialetto fanese. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con l'appuntamento settimanale del sindaco Serfilippi con la stampa, che è stato dedicato alle novità emerse dal progredire dei cantieri sul lungomare di Sassonia in piazza Andrea Costa. Il primo cittadino ha annunciato anche l'attribuzione di nuove deleghe a 4 consiglieri comunali. Sentiamo i dettagli nell'intervista realizzata da Massimo Foghetti. Per quanto riguarda Piazza Andrea Costa, come avevamo annunciato, da domani riaprirà tutto il piazzale per la quale sono già stati fatti i lavori e per la quale è stata fatta la gettata. Per quanto riguarda la parte antistante, la vinoteca, riusciremo anche a riaprirlo agli ambulanti, quindi 3 ambulanti riusciranno tutti i giorni a poter tornare a lavorare in questa piazza. Nel frattempo continueranno i lavori sulla restante piazza senza andare a creare problematica agli operatori sia del mercato il pesce sia gli ambulanti. Quanto riguarda Sassonia? Sassonia invece, come avevamo promesso, ieri è stata riaperta la passeggiata di Sassonia, quindi sia pedoni che anche ciclisti o comunque persone disabili potranno tornare a frequentare tutta la passeggiata senza andare a finire sulla strada. Abbiamo riaperto la piazza, abbiamo installato una pianta, quindi del verde dentro la piazza, e abbiamo consentito con dell'Evocel e quindi con appunto una pavimentazione adeguata l'ingresso nella parte antistante al mare, quindi tutta la piazza sul mare, che comunque è sicuramente un bel colpo d'occhio. Questa sera verrà installata anche l'illuminazione, che è l'unica parte restante. Il resto del cantiere verrà sospeso, verrà circoscritto con un telo celeste, blu, per comunque garantire un'immagine scenica dignitosa, però un impegno che ci eravamo presi con gli operatori e con i turisti e con i cittadini l'abbiamo rispettato. Veniamo alla parte politica, ci sono delle deleghe che il sindaco può dare direttamente anche ai consiglieri comunali. Che cosa è stato fatto, quali sono stati i consiglieri scelti? Sì, ho ritenuto appunto affidare 4 deleghe importanti a 4 consiglieri comunali. La prima riguarda i giovani, che affiderò a Davide Pieretti della Lega, giovane consigliere che ha fatto un ottimo risultato e che è molto attivo sia con l'associazionismo giovanile sia con tutti i rappresentanti di istituto. La seconda delega la affiderò a Marco Bavosi, riguarda la pace, memoria e legalità, un ragazzo molto attivo che ha avuto un ottimo risultato, soprattutto dalla sua storia personale, che è sempre stato molto attivo sulla parte legata all'Azione Cattolica, quindi alla parte che comunque è molto forte tutto il tema della pace, della memoria e della legalità, e quindi ho deciso di affidargli queste deleghe. La terza persona è Luigi Scopelliti, sempre della lista Fano Cambia Passo, alla quale affiderò la delega alla Smart City, una tematica che lui ha sempre seguito in questi anni e che è giusto che continui a seguire da consigliere. E la quarta delega invece la affiderò a Maria Flora Giammarioli e riguarda i rapporti con la Fondazione Teatro. Lei parla il curriculum e la storia che la Lega come artista, e penso che sia la persona più adatta a seguire i rapporti con la Fondazione Teatro. Fondazione Teatro che nominerò nei prossimi giorni i 3 delegati che il Comune assegna all'interno dell'Assemblea dei Soci, tra i quali il Presidente. Sindaco, cosa pensa dell'analisi del voto che ha fatto il Circolo Gramsci? Beh, è un'analisi del voto molto attenta, che ringrazio, perché comunque analizza tutte le zone della città. Sapevo bene, vedendo anche i risultati elettorali,
che la parte, diciamo, a ovest, quindi Carrara, Cucurano, Bellocchi, ho avuto un exploit importante, ma anche in altre periferie, anche Sant'Orso o altre Centinarola. Per me oggi tutti i cittadini sono tutti uguali, sia chi mi ha votato, chi non mi ha votato, chi non è andato a votare. Però è un'analisi del voto importante per analizzare, diciamo, i flussi dei voti che sono passati dal centro-sinistra al centro-destra. Un grande risultato che è stato riconosciuto è stata la lista civica Fanno Cambia Passo, penso che sia stata la lista civica più votata negli ultimi 20 anni. La cronaca: ieri sera i carabinieri del comando provinciale di Pesaro Urbino hanno arrestato un quarantenne albanese responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Già da diversi giorni i militari avevano appreso che un giovane fosse dedito a un intenso traffico di stupefacenti nel quartiere di Pantano, servendosi di un immobile, dove nascondeva la droga. Così sono stati diversi i servizi di osservazione fino a quando lo hanno visto introdursi in un condominio. Seguito fino al piano seminterrato, i carabinieri hanno scoperto una cantina in prossimità della quale è stato fermato e controllato. La perquisizione del locale ha consentito di sequestrare 600 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre al materiale per la pesatura, confezionamento e il taglio della sostanza. Il quarantenne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Pesaro in attesa dell'udienza di convalida. Un nuovo cortile per la sezione femminile del carcere di Pesaro. L'intervento di riqualificazione donato dalla WISP è stato presentato in conferenza stampa questa mattina. Il valore riabilitativo e sociale dello sport torna ad attualità grazie alla WISP del Comitato Territoriale di Pesaro Urbino, che ha donato un nuovo cortile alla sezione femminile del carcere di Villa Fastigi. L'operazione di restauro è stata realizzata in collaborazione con la ditta Far Costruzioni, una donazione, ha detto la direttrice dell'istituto penitenziario Annalisa Gasparro, che ha un valore sociale molto importante per quella che è l'unica sezione femminile nelle Marche e che ad oggi ospita circa 20 detenute. È l'unica sezione femminile della Regione Marche, è una sezione piccolina, però ecco, è peculiare proprio perché ospita donne e quindi è una condizione molto particolare come persone e come figlie, come madri. Ci sono diversi vissuti che si intersecano appunto con la condizione di donna privata della libertà personale, per cui appunto comprenderete quanto sia importante questa donazione. Attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva, dell'attività sportiva. Considerate che anche l'ordinamento prevede che la permanenza all'aria aperta, per cui questo locale progettato, sia destinata principalmente all'esercizio dell'attività fisica. Quindi attraverso questa donazione si veicola un messaggio di potenziamento della pratica sportiva in carcere, laddove ben si può comprendere quanto appunto la detenzione porta anche inevitabilmente un prolungato stato di inerzia, perché non ci sono sempre o comunque in tutti gli istituti quelle attività, palestre, insomma non sarà mai come essere appunto nella società libera, per cui ecco, già l'ordinamento si avvedeva di questa particolarità e oggi lo vediamo sotto i nostri occhi. Da 40 anni la WISP opera nelle case circondariali per introdurre il valore sociale ed educativo dello sport, che porta al benessere psicofisico, dice Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, che oggi ha raggiunto il carcere di Pesaro. Sono persone, le persone che si trovano ad essere recluse. Lo sport può fare tanto e la WISP porta in decine di istituti penitenziari del paese, ecco, lo sport di base, lo sport sociale, lo sport come diritto. È da 20 anni che siamo qui alla casa circondariale di Villa Fastigi, col calcio inizialmente, col corso arbitri, abbiamo fatto anche delle gare interne. Adesso negli ultimi anni ci siamo concentrati sulla sezione femminile, che sono 21 ragazze, e con la ginnastica e la pallavolo. Prima una fase di bonifica delle pareti, poi la posa del pavimento, una superficie antiurto realizzata in gomma riciclata. Successivamente verrà inserita una vela per offrire zone d'ombra e una rete da pallavolo. Chi ha svolto il lavoro ci racconta di una reazione di stupore mostrata dalle detenute. Beh, la reazione è stata all'inizio di stupore, perché non capivano prima di tutto come mai ci fossero delle persone esterne all'interno del carcere, degli uomini all'interno del carcere femminile, quindi un po' di stupore. Ci hanno osservato tutto il giorno, ci chiedevano continuamente cosa facessimo e gli abbiamo un po' spiegato che era un intervento di ripristino del loro spazio abitativo, proprio per farle stare un pochettino meglio nella condizione in cui si trovano.
Torniamo alla cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3 di ieri notte per un incendio in un'abitazione in via Nazionale a Vallefoglia. Ad andare a fuoco è stato un asciugatrice. È tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a bloccare l'incendio e ad evitare che si propagasse in altre stanze. Sul posto anche il 118 e non si registrano feriti. E ora nel prossimo servizio curato da Filippo Pucci scopriamo gli appuntamenti legati ai festeggiamenti del santo patrono di Fano, San Paterniano. Il 10 luglio Fano festeggia il patrono San Paterniano. Per l'occasione i frati della Basilica Fanese hanno organizzato diversi appuntamenti da domenica 7 fino a mercoledì 10 luglio tra sante messe, concerti musicali e una pesca di beneficenza. Anche quest'anno ci prepariamo alla festa di San Paterniano, patrono della città e della diocesi, con tre serate. Alle 18.30 di ogni giorno, quindi del giorno 7, 8 e 9, avremo la predicazione di un triduo fatto quest'anno da due vescovi, il vescovo nostro Andrea e Monsignor Giovanni Tonucci, che come sapete è di Fano. E poi alla sera invece, nella prima sera, il giorno 7, avremo un concerto d'organo tenuto dalla organista spagnola Montserrat Torrens, una grande organista che ha avuto il merito di riscoprire un patrimonio immenso spagnolo, ecco, alla bellezza di 97 anni. Poi il giorno 8 abbiamo il tradizionale concerto per il patrono dell'Orchestra di Fiati, Fanum Fortune, e poi il giorno successivo un duo chiamato Anticontemporaneo, l'organista è Saverio Santoni e alla tromba c'è Piercarlo Fontemagi. Ecco, quindi, come dice il nome, ci sarà sia musica antica che musica più moderna. Questi appuntamenti inizieranno dalle ore 9.15 qui nella Basilica di San Paterniano. Il giorno 10 luglio, come tutti sappiamo, è la festa del nostro patrono, quindi le messe saranno alle ore 7, 8 e mezza, 9 e mezza e alle 11 ci sarà la messa solenne con la presenza delle varie autorità. Ecco, faccio notare che questa messa verrà celebrata dal nostro vescovo e verrà animata da due cori, il coro della Basilica di San Paterniano e il coro malatestiano. E poi alla sera alle 18.30, ecco, Monsignor Tonucci di nuovo celebrerà con la presenza anche dei confratelli della Confraternita del Suffragio e poi alla sera concluderà il nostro parroco con la celebrazione della messa alle ore 21. Durante questi giorni di festa sarà aperta una pesca di beneficenza. Verrà aperta la sera del giorno 6 luglio e terminerà la sera del giorno 10. Una pesca di beneficenza per le nostre missioni che abbiamo ancora in Etiopia e soprattutto nel Benin. La Santa Messa delle ore 11 di mercoledì 10 luglio verrà trasmessa integralmente in diretta sul canale 19 di Fano TV, mentre gli appuntamenti legati al Santo Patrono si concluderanno domenica 14 luglio con una celebrazione eucaristica alle ore 16.30 all'interno della Grotta di San Paterniano a Caminate di Fano. E in occasione della festa del Santo Patrono di Fano, San Paterniano, i frati fanno sapere che sarà vietata la sosta delle biciclette davanti alla Basilica e che verranno installate delle apposite rastrelliere. Resta vietata anche l'introduzione delle bici all'interno del chiostro. A Marotta di Mondolfo sono partiti i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Via Martini. Tra gli interventi, un nuovo manto in erba sintetica, recinzione e impianto di illuminazione a LED. Via Martini e Marotta sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo sportivo, lavori che entreranno nel vivo a breve e che si concluderanno entro la fine dell'anno. Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo, quali sono gli interventi che andrete a mettere in atto? Sì, siamo nel centro sportivo di Via Martini dove sono iniziati ormai da alcune settimane gli importanti lavori di riqualificazione di questo centro sportivo, che è un centro sportivo importante per la comunità,
che aveva bisogno di opere ormai non più procrastinabili e che finalmente andremo a realizzare per migliorare l'intero impianto e per permettere all'associazione ragazzi di svolgere l'attività sportiva in modo adeguato ed efficiente. I lavori sono per un importo di 940.000 euro, riguardano il rifacimento di tutto il campo centrale con un nuovo manto di ultima generazione in sintetico, la realizzazione dell'illuminazione pubblica a LED e le nuove recinzioni perimetrali al campo e all'intero impianto. Cercheremo anche nei prossimi mesi di apportare ulteriori migliorie a questo campo sportivo proprio per permettere alle società appunto di svolgere l'attività sportiva in ambienti che sono confortevoli e soprattutto sicuri. Come amministrazione comunale la volontà è quella appunto di proseguire con questi interventi di riqualificazione degli impianti sportivi perché lo sport rappresenta un valore di vita e un presidio educativo fondamentale. Vi ricordiamo che mercoledì 10 luglio in piazza 20 settembre a Fano torna il tradizionale appuntamento con la tombola di San Paterniano. L'iniziativa partirà alle 20.30 con l'intrattenimento per bambini e con la musica dalle ore 21. Per l'occasione resteranno aperte le attività commerciali del centro e sin dal pomeriggio i volontari delle associazioni collegate alla Proloco, organizzatore dell'evento, venderanno le cartelle al costo di 2,50 euro. L'estrazione è prevista per le 22.30, i premi sono costituiti da 250 euro per la quaterna, 500 euro per la cinquina e 1.250 euro per la tombola. Il ricavato dell'iniziativa, come ogni anno, sarà devoluto alla mensa di San Paterniano che ogni giorno aiuta le persone in difficoltà. Domani torna a Fano la giornata del cuore, l'appuntamento organizzato dall'associazione Fano Cuore per portare all'attenzione dei cittadini i temi della prevenzione delle patologie cardiovascolari. La manifestazione si svolgerà alla tensostruttura di Sassonia, inizierà alle 10 con gli interventi delle autorità e degli amministratori della sanità per un breve confronto su quanto è previsto per la cardiologia. Verrà poi fatto il punto sui defibrillatori nel nostro territorio. Concluderà la mattinata la consegna di un riconoscimento ad una persona che praticando il massaggio cardiaco è stato determinante per la salvezza di una persona in arresto cardiaco. Il pomeriggio invece sarà dedicato alle informazioni sui fattori di rischio delle patologie cardiovascolari e alle dimostrazioni dell'uso del defibrillatore automatico esterno. Non mancheranno momenti per la promozione dell'attività fisica. Andiamo a Coglie al Metauro, protagonista questa settimana del progetto di Pesaro 2024 50x50 capitali al quadrato. Scopriamo il programma nel prossimo servizio curato da Stefania Schiaroli. In questa prima settimana di luglio è il comune di Coglie al Metauro il nuovo protagonista di 50x50 capitali al quadrato, dedicato alle eccellenze del territorio con un programma che parla di borghi di qualità. Il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni di Pesaro e Urbino a turno, capitale per una settimana lungo il 2024. Piazze e vicoli del centro storico saranno animati da conferenze, concerti, laboratori di poesia e ceramica e tanto altro. Un programma intenso già iniziato. Mercoledì nel suggestivo scenario del Balì, il maestro Glauco Veniero ha tenuto un concerto di pianoforte al tramonto intitolato Scarafaggi e altri insetti musicali. Poco dopo il professor Umberto Galimberti con l'etica del viandante. Forte la risposta del pubblico che ha riempito tutti i posti a disposizione sedendosi anche sul prato, in una serata inizialmente piovigginosa che si è poi rasserenata. Coglie al Metauro, progetto Pesaro 2024, 50x50 capitale della cultura, riassumiamo il programma di tutta la settimana. Oddio, riassumere il programma della settimana è una cosa difficilissima perché è veramente un programma ricco di eventi. Abbiamo iniziato lunedì con l'inaugurazione e il leitmotiv comunque di questa settimana è stata la valorizzazione di quelli che sono i nostri borghi, oltre logicamente a questo aspetto
splendida location in cui siamo questa sera, che è il Museo del Bali, che lo ricordo sempre a tutti, è stato tra i primi 4 musei in Italia, scientifici in Italia, questo un riconoscimento da parte del Ministero del MIUR, al pari di Firenze, Milano e Napoli. Quindi parliamo di un'eccellenza del nostro territorio, proprio sull'eccellenza abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Eccellenze enogastronomiche, no, dall'olio DOP delle nostre reali, la casciotta d'Urbino e non da ultimo la famosissima Perangelica di Solungarina dal punto di vista della degustazione, ma poi la bellezza dei nostri 5 borghi che sono inimitabili. Oggi era qui una troupe di Rai 1 che svolgerà un servizio su questa settimana, in particolare sul Museo Bali, e ha visto alcuni borghi e sono rimasti incantati, e quindi è un biglietto da visita importante che solo grazie alla sensibilità di Vimini, il vice sindaco di Pesaro, che ha dato con questa intuizione la possibilità a tutti i comuni, i 50 comuni della nostra provincia, di poter partecipare, dà una possibilità, un biglietto, una finestra verso questi territori per farci conoscere. Scarafaggi e altri insetti musicali, un titolo particolarissimo che ha scelto per questo concerto, ci racconti? È nato da un'idea di Paolo Fresu, che mi ha invitato a suonare a Berkeley al suo festival, e mi ha chiesto: cosa fai? Faccio cose dei Beatles, voglio fare una cosa un po' semplice, un po' creativa, però suonerò anche brani di compositori anche contemporanei, da Pat Metheny a Keith Jarrett a Jaco Pastorius, che si sono ispirati alla musica dei Beatles. Allora lui ha avuto questa idea, facciamo allora Scarafaggi ed altri insetti musicali. Bello, mi è piaciuto, allora fatta. Lunedì 8 luglio all'Arena BCC di Fano riparte il cinema Sotto le Stelle. Il primo film che verrà proiettato è l'esilarante commedia Due teste di, dei registi Denis Moscatelli e Harry Secchiaroli. Dopo il grande successo riscosso al cinema, Due teste di sbarca a Tre Ponti di Fano. Quando verrà proiettato il film? Due teste di verrà proiettato lunedì 8 luglio alle ore 21:30. Siamo il film di apertura di questa prestigiosa, come dire, rassegna cinematografica estiva dell'Arena BCC. Quindi anche onorati di aprire questa rassegna. Il biglietto può essere acquistato sul posto? Sì, può essere acquistato sul posto. Tra l'altro abbiamo una cosa carina, che praticamente chi arriva in 500 entrerà gratuitamente all'arena, e quindi tutti quelli che hanno una vecchia 500, non nuova, voglio precisare, una vecchia 500, potranno arrivare lì, entrare, parcheggiare la loro 500 e godersi il film gratuitamente. Con tanti protagonisti della nostra città. Sì, con tanti protagonisti della nostra città, Florindo Piccini, cioè Giorgio Falcioni, che sono i due, come dire, protagonisti del film, poi c'è Nicola Anselmi, c'è Stefano Montanari, cioè ce ne sono tantissimi, Francesco Mirisola, ce ne sono veramente tanti, Fabio Bernardini, la lista è infinita, quindi mi dovranno perdonare se non cito tutti, però sai, ci sono tutti. Harry Secchiaroli non si ferma mai, che cosa bolle in pentola? Bolle in pentola sempre qualcosa, e quindi abbiamo comunque un nuovo progetto che vedrà la luce, non sappiamo quando, ma noi speriamo sempre la soglia natalizia, no? Il periodo natalizio o pasquale, adesso vediamo un po' come andrà con la scrittura, siamo al lavoro per quest'opera e quindi... In dialetto? Ma abbiamo iniziato a fare un mix, anche perché gli sbancati hanno anche interessi fuori, quindi stiamo cercando di aggiustare il tiro tra dialetto, che comunque è la base, la nostra cultura, però anche l'italiano, un mix. Con Due teste di, le realtà del territorio ci hanno sostenuto e speriamo che continuino. Quindi vi invito tutti a venire a vedere Due teste di lunedì 8 luglio alle ore 21:30. Vi aspetto. Cucina e territorio. A Novilara sono state premiate le tagliatelle con i fagioli della signora Maria, una specialità che risale al 1972, per la quale è stato consegnato l'attestato di merito alla cucina. Da ben 52 anni ha conquistato i palati di migliaia di generazioni, 91 anni di età e tanta passione. La signora Maria Mencarelli è stata premiata nei giorni scorsi nella sua trattoria a Novilara con un attestato di merito alla cucina per le sue inconfondibili tagliatelle con i fagioli, dal lontano 1972.
Il riconoscimento è stato consegnato dall'Associazione Italiana Sommelier di Pesaro, dall'Associazione Culturale La Stele di Novilara, l'Accademia Italiana della Cucina Pesarese, l'Associazione Ristoratori Confcommercio e dal Comune di Pesaro. Una tradizione tramandata nel corso del tempo fino ad oggi alla figlia Antonella. Noi ringraziamo per questo grande riconoscimento da tutti. Finalmente le fatiche, le cose, 50 anni, 52 anni di attività sono state riconosciute e soprattutto questa tagliatella ai fagioli ha il giusto riconoscimento perché è partita con un piatto molto povero, fatto solo nelle mense per i poveri, e invece adesso diventa un piatto speciale di Pesaro, quindi siamo molto contenti di questo. Ringrazio voi tutti. Sono contenta. E sono contenta. E quindi mia madre è sempre stata in cucina fino all'anno scorso a novembre, quando ha deciso di ritirarsi, perché comunque ha 91 anni, sta ancora bene, però... Però pesano un po'. Pesano un pochino, dai, ma ancora dai, sta bene. Però fino all'anno scorso, a novembre, lei era qui a fare i suoi sughi, quindi dai, è stato bello. La mia vita è stata sempre insieme a lei, quindi da quando avevo 11 anni sono stata coinvolta. Come viene realizzato questo piatto? Allora, la ricetta non ha segreti particolari, ci sono i fagioli secchi che vengono bolliti con acqua e poi sciacquati con acqua tiepida e rimessi su con un trito di sedano, carota, cipolla, prezzemolo, concentrato di pomodoro, non il pomodoro, sale, pepe e acqua. Poi ci vuole il tempo perché comunque hanno un tempo di cottura di 3 o 4 ore e i fagioli particolari che usiamo, mi dispiace fare pubblicità a un fagiolo che non è del territorio, però quello più idoneo per fare questa cremina è questo fagiolo giallo olandese. Aiuta a condire la tagliatella che già è una pasta particolare e deve essere fatta in casa perché altrimenti non prende il sugo, deve essere porosa. E questi sono i due segreti. In tutti questi anni ci sono stati dei momenti particolari? Posso raccontare questo aneddoto. Un bambino di 6 anni per il compleanno si è fatto regalare una cena qui con le tagliatelle ai fagioli. Ecco, questo penso che spieghi tutto. Poi ragazzi giovani che fanno le cene di compleanno qui, anziani che fanno il compleanno qui perché sono qui da tanti anni, che vengono a festeggiare, quindi in 52 anni abbiamo visto 3 o 4 generazioni che si susseguono, quindi questo ci dà molta forza per continuare. Jacopo Fiorani, come nasce questo riconoscimento? È una certificazione che va principalmente a consacrare un lavoro fatto negli anni, che è quello di, diciamo, elevare, no, il piatto storico e anche povero che era quello delle tagliatelle con i fagioli, che in questo momento, proprio oggi, abbiamo voluto, come dire, richiamare e approfondire attraverso delle certificazioni con delle associazioni di categoria molto importanti, per appunto far capire il valore che c'è dietro il lavoro della Maria e poi della generazione nuova dell'Antonella. Nella sala Mascarucci del comune di Mondavio domani 6 luglio verrà inaugurata una mostra d'arte intitolata Cronache su tela. Le opere sono state realizzate da Gio Greco, Annibale Prima e Maurizio Santori. La mostra rimarrà allestita fino al 21 luglio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle ore 21. Invece domenica 7 luglio alle ore 16.30 nella Casa degli Artisti al Furlo, Leonardo Nobili terrà un'esibizione coinvolgendo arte, moda e ambiente dal titolo Animals contro la violenza sugli animali. Nobili, che vive e lavora a Montelabate in provincia di Pesaro Urbino, si esprime con diversi linguaggi artistici, dalla pittura alla scultura, dall'installazione alla fotografia fino alla videoarte. L'artista tratta sempre più spesso tematiche sociali di attualità legate all'inquinamento dell'ambiente, alla violenza di genere e appunto agli animali. L'Accademia Raffaello è lieta di annunciare l'inaugurazione della mostra personale di pittura dell'artista Andrea La Rocca, intitolata Volti e Sguardi, il potere del ritratto. La mostra, allestita negli spazi della bottega di Giovanni Santi, nella casa natale di Raffaello, verrà inaugurata sabato 6 luglio alle ore 17.30 e proseguirà fino al 3 agosto.
Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un breve approfondimento con Doro Catalani, organizzatore dei giorni dell'accolta, e poi uno speciale realizzato a Colli al Metauro, comune protagonista del progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro 2024. Termina qui il telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.